Lorenzo, sei stato uno dei protagonisti di questa partita, ce la racconti? C'è poco da dire perché è stata una partita piena, colma di episodi, di giocate, di un'espulsione, un gol subito su deviazione. È stata veramente una partita piena. L'abbiamo stradominata fino a che eravamo 11 contro 11, secondo me. Poi anche in 10 contro 11 abbiamo sofferto, è vero, ho fatto qualche parata e il risultato finale è valsa la pena e lo sforzo che abbiamo fatto in questi 90 minuti, come abbiamo fatto da gennaio in poi. Il Verona stasera ha voluto questo risultato, l'ha dimostrato dall'inizio, siete entrati in campo decisi, siete passati in vantaggio e avete conquistato questa vittoria portando a termine una rincorsa incredibile che da gennaio in poi vi ha portati alla partita di oggi e ce l'avete fatta. Sì, è vero, perché è cambiato l'allenatore a gennaio, che è arrivato Zaffaroni e insieme al secondo Bocchetti che c'era già prima. Hanno switchato anche loro negli allenamenti e nella nostra mentalità, ci hanno aiutato tanto e i risultati sono arrivati perché abbiamo fatto 26 punti e un motivo ci sarà, per cui non è tutto dovuto al caso, ce la siamo voluta prendere con le unghie, questa salvezza ce l'abbiamo fatta. È una dimostrazione di questo gruppo, della sua compattezza, di quanto ci ha creduto, non ha mai smesso veramente di mollare. Assolutamente, anche nei momenti più difficili ci siamo compattati e abbiamo tenuto duro fino alla fine e abbiamo sperato nella partita di Milano che lo Spezia perdesse, che era l'unica nostra occasione, e così è andata. Ci siamo giocati tutto oggi, ne avevamo molto di più dello Spezia e l'abbiamo dimostrato. Ngong prima ai nostri microfoni ha detto che il vostro dodicesimo uomo in campo anche oggi sono stati i tifosi che anche qui vi hanno sostenuto dall'inizio alla fine e loro, anche loro non hanno mai smesso di crederci nei momenti più difficili, in quelli più semplici, vi hanno dato una grande mano. Sono pienamente d'accordo, ci hanno spronato i tifosi perché mi ricordo che ci hanno fischiato un due o tre volte, ma mi viene da dire anche giustamente, anche contro di me, però mi viene da dire giustamente perché è quello che ci serviva in quel momento. Ci hanno sempre supportato, ci hanno sempre cantato per i 90 minuti, sono venuti a spingerci per la partita con l'Empoli e la verità è che i tifosi hanno avuto una grande parte in questa salvezza e penso che l'affetto che abbiamo dimostrato alla fine verso di loro sia stato anche per questo. Grazie. Grazie a voi.